Oh, buongiorno, buonasera. Ieri abbiamo parlato di Pellegrini Arnetti, oggi faremo un video un pochino più leggero, nel senso che è ovvio che quel video l'avevo messo in cantiere da diverso tempo. Poi c'ho Anna Karenina, ma insomma, volevo alternare delle cose un pochino più leggere a cose un pochino meno leggere. E certamente da letture estive che si possono fare in questi scampi del mese d'agosto che ormai sta chiudendo e si sta avvicinando velocemente verso settembre. Scaldo fa sempre caldo, Firenze è sempre Firenze, e a proposito di zombie, Firenze è la città degli zombie, nel senso i turisti che si spostano a brancate per il centro storico. È ovvio che se c'è una città zombata è questa, perché voi potete venire a Firenze, ma nel centro storico non troverete un fiorentino. Io stesso che ci vivo sono tutt'altro che fiorentino, ma rispetto ai circolanti sono abbastanza fiorentino perché comunque vengo dalla Toscana e sono tra i più fiorentini dei non fiorentini, nel senso che certamente tra tutti i non fiorentini che sono nel centro storico. Quindi questo clima tra Disneyland e una città dei zombie è purtroppo quella che oggi a Firenze, dove stanno chiudendo i negozi storici, e ovviamente tutto, pizzerie, gelaterie, eccetera, eccetera. Infatti, quando ci fu la pandemia e Firenze rimase senza turisti, era una città deserta. Ma tutto questo non c'entra nulla, forse c'entra. Siamo con Zombicide 2 di 4, che in realtà è uscito da un pezzetto, ma non ne ho parlato. E ci riallacciamo a quello che dicevamo, la storia di Luca Enoch e Stefano Vietti, sceneggiatura Stefano Vietti, storia principale, e Luca Enoch, flashback di Amy. Amy sarebbe l'ultimo personaggio, credo che si chiama sì, quella, Amy, sì, flashback di Amy. Quindi l'ultima parte è stata sceneggiata da Luca Enoch. Luca Enoch, ce lo ricordiamo per Spy Kids, roba vecchia, roba antica, e naturalmente è un fumetto estivo, però pare che insomma, la Bonelli un po' abbia recepito un messaggio che non si vive solo di Flash e di Tex e Zago, nel senso che può essere un tentativo per esplorare nuove zone. Ora, questo è un video team press, Bonelli, eccetera, eccetera, quindi è una collaborazione tra Guillotin Press e la Bonelli, però ovviamente come taglio dei fumetti rimanda certamente più ai supereroi, e certamente ci rientrano un po' anche i manga, perché ovviamente c'è il Giappone. Il Giappone ormai lo troviamo in tutte le parti, ovviamente ha due guerrieri giapponesi che combatteranno contro gli zombie. Il vecchio samurai tipo Dai la scena con il Karate Kid, che ovviamente beh, Karate Kid non combatteva contro gli zombie, ma insomma, combatteva contro un gruppo di facinorosi che avevano tradito, eccetera, eccetera, le nobili arti marziali per usarle solo a fini di violenza e tutta questa roba qua. Oh, non vi dirò che Zombicide è il capolavoro dell'anno, eccetera, eccetera, però certamente l'impianto grafico è ovviamente poco bonelliano, per fortuna, anche perché ogni tanto piace, nel senso che piace variare, nel senso che sono è bene esplorare nuove terre, ovviamente anche la impostazione delle vignette è tutt'altra roba, dal Zagor, anche i personaggi mi sentono molto dei supereroi americani. È una fuga, una storia molto semplice, molto complicata, un gruppo di personaggi che poi alcuni di questi moriranno per via, quindi anche il tema della morte, che si trasformano in zombie, nel senso che può essere, beh, i film di zombie sono tutti, cioè, l'alba dei morti viventi, che poi potremmo anche riallacciarsi a Dylan Dog, il primo numero di Dylan Dog era proprio l'alba dei morti viventi, quindi potrebbe un lontano omaggio a Dylan Dog. Dylan Dog parte con gli zombie, che rimane al medico film di Romero, dove poi gli zombie, per questo fa tutto il pippone su Firenze, perché poi gli zombie siamo noi.
cioè gli zombie sono quelli che diventano gli uomini quando diventano ossessionati dagli iPhone, dai computer, da tutta questa roba qui e dimenticano il loro lato umano. Oggi stavo riguardando dei vecchi filmati su Bombolo. Bombolo, non so se qualcuno alla mia età sa chi è Bombolo. Bombolo, quello con i film di Thomas Milia, no? Che faceva il caricaturista, il caratterista. Però c'è un bellissimo documentario di Pingitore su Bombolo che racconta la sua storia come straccivene. Cioè, io vedo quelle persone, le vedo persone vere e le persone che camminano come zombie per Firenze a me sembrano gli zombie, appunto, persone che non sono vere, sono boh. In teoria poi a Firenze si viene per la bellezza, quindi in realtà lo zombicidio, i zombie siamo noi, quindi è quelle persone, cioè la favola dello zombie è riuscire a mantenere un briciolo di umanità dentro se stessi in un mondo che si sta sempre più, non parlo della guerra, di cose così, no, no, proprio del mondo normale che si sta zombizzando. Può essere una cosa un po' così. È ovvio che è un fumettino anche come questo, dove ovviamente, beh, ci sono i flashback, ovviamente i flashback hanno di questi personaggi che ovviamente si raccontano ognuno di loro la storia, stanno seguendo per raggiungere il mitico rifugio di uno di questi, questo qui più grosso, che non mi ricordo come si chiama, che si è costruito il rifugio, però non è che può stare sotto il rifugio, quindi due di loro, le due scapperanno, andranno via dalla terra degli zombie, insomma, vabbè, dal rifugio. Comunque, vabbè, però voglio dire, le vignette sono molto supereroe, insomma, molto americane, stile molto americano, anche manga. Si può stare, mi faccio. Cioè, è un. Capisco che il vecchio lettore Bonelli, di fronte a questa roba, un po' ci si. Oh, che roba è. E il problema, secondo me, della Bonelli è che questa roba, non so, forse in fumetteria, può essere pubblicizzata perché è una cosa interessante, non dirò che sia, però voglio dire, sono strade nuove che vengono battute anche, cioè strade nuove per la Bonelli, perché ovviamente questi impianti grafici per chi ha letto di fumetti americani e anche in parte manga, ma mi ricordo soprattutto il fumetto di nuovi, cioè la nuova interpretazione Marvel DC Comics dei supereroi, c'ho dei numeri di Justice League, eccetera, eccetera. Mi ricorda anche Godzilla, c'è cioè alcune cose di Godzilla che non è. Quindi fumetti di nuovo tipo, di nuova generazione. Naturalmente, nei fumetti si è avuto una sorta di scissione tra l'old style, cioè colui che legge Zagor e Tex, e coloro che legge. Però secondo me le due cose non sono in opposizione, nel senso si può leggere Zao, cioè il problema è sempre crearsi delle castelline mentali. Ieri ho parlato di Pellegrini Ernetti, del cronovisore, oggi parlo di zombicide, può sembrare una cosa da schizofrenia, forse anche questa può stare, però voglio dire. Anche da un fumetto come questo, comunque Luca Enoch è un professionista, quindi anche l'ultima parte si capisce, per esempio, ora non voglio dire che Stefano Vietti, però Luca Enoch quando arriva nel flash finale, ho beccato lo tutto, sì, con il sensei, e insomma c'è l'ultima parte, mi ricorda Spraylitz, questa mi ricorda proprio Spraylitz. Si sente il passaggio, cioè quando appare Luca Enoch come sceneggiatore si sente il passaggio da Vietti. No, Vietti è bravissimo, però avverto il sapore di Luca Enoch, che è un sapore speciale, che mi piaceva anche Spraylitz. Voglio dire, non vi dirò, costa sempre comunque 4,90 euro, quindi sempre per saponelli, però può essere una lettura così. Fate voi, poi in realtà, certamente, se siete abituati a Zago e Tex, però anche graficamente in fondo mi è piaciuto, anche se c'è tutto lo splatter, è ovvio che uno splatter comico, voglio dire, il super zombone, lo zombotto, il zombone, vabbè, gli zombie sono, è ovvio che c'è una chiave grottesca e comica, quindi
Tutto questo si trasforma nel super zombie Hulk zombolo, bombola, bombola zombolo, gongolo, il gruppo. Comunque, voglio dire, se vi avanzasse 4,90 potete, ovviamente dovreste prendere tutti e quattro i numeri. Siamo al secondo, se fra poco, quindi fra pochi giorni uscirà il quarto, che è questo qui. Immagino questo personaggio non c'è in questo numero, sopravvivere all'apocalisse, bella storia, bella storia. Sopravvivere all'apocalisse potrebbe essere il giusto titolo di quest'epoca, quindi Zombicide, siamo noi che dobbiamo sopravvivere agli zombie. Bella metafora, bella storia. Oh, sì, si possono leggere anche i fumetti. Ripeto sempre, io ho passato giorni e giorni a leggere il Catechismo di padre Ernetti. Elevazione mistica alle stelle, però come diceva Luciano Samosata, dopo un po' ci vuole schede angeliche, San Tommaso d'Aquino, dopo io dopo San Tommaso Agostino devo leggere Zombicide. Dopo io sono una natura schizofrenica, ovviamente. Con seri problemi mentali, suppongo, ma o forse la normalità, perché non farsi, questa è la gomma, mi dico la gomma, perché sto maneggiando questa gomma, non lo so, perché è così. Cioè, quello che io ho sempre rifiutato in tutta la mia vita è di farmi incasellare in uno schema, nel senso che certamente a settembre ritornerò a vestire i miei panni di Batman, di professore, ma non sono professore, cioè non è che un professore toujours 24 ore al giorno, a volte sono professore, a volte lettore di fumetti e a volte le due cose coincidono o non coincidono e va bene così. Con questo passo e chiudo e vi auguro sempre buon agosto e buon zombicide per chi se lo vuole leggere e chi non se lo vuole leggere. Pace, pace bene. Toc, toc. È solo testimone di zombicide, sono venuto. Testimone di Geova c'è il testimone di zombicide. No, ma voi avete, ripeto, chiudo, non, io tutto quello che vedete in questo canale è stato comprato con i miei dindini. Con i miei dindini e quindi non ho nessuno sponsor ufficiale. E potete seguire i miei video, potete non seguirli, potete iscrivervi o disiscrivervi, fate un po' voi. A me veramente non me ne arriva neanche un mezzo centesimo. Veramente questo sia chiaro, che ora che arrivi a 800 iscritti, che sia a 700, non mi cambia dal punto di vista del portafoglio neanche un centesimo, ma neanche proprio mezzo centesimo, neanche una. Quindi è stato fatto tutto a Mordei, quindi prendetela un po' così la cosa, quindi quando io faccio un video lo faccio per passione, non ci guadagno niente. Cioè, beh, sta sempre a va rimarcato perché c'è chi lo fa, cioè, ovvio che alcuni tendono alla monetizzazione giustamente, non mica dico che sia ingiusto, ma io questo è tutto gratis. E se è gratis, come si dice al cavallo donato, non si guarda in bocca perché poi mette la voce, la mano nel cavallo, poi te la morte, poi diventi uno zombie cavallo. Chi lo sa, che cosa c'è? Poi il cavallo, non so se con la morsa del cavallo si prende la tetanica, il tetano, scusate. Poi tocca fare l'antitetanica per i cavalli. Va bene, vi passo e chiudo e vi saluto.